Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci apprestiamo a vivere questa ora in compagnia di Maria, o meglio ad offrire alla nostra Santissima e Addolorata Madre l'omaggio della nostra compagnia, unitamente alla contemplazione dei suoi dolori e al grande grazie che noi le rivolgiamo. Sappiamo che la nostra redenzione, la messa cruenta celebrata sul Calvario, come la messa che celebriamo noi sacerdoti, ha avuto vino in larga quantità, che era il sangue di Gesù, è una piccola goccia d'acqua, ecco, che in proporzione è piccola, ma che ci si deve mettere, che sono le lacrime della Madonna, quelle stesse lacrime che adesso noi andiamo a ripercorrere nei sette dolori che la tradizione della Chiesa, ecco, ha identificato con la corona dell'Addolorata, ecco, una devozione che pochi conoscono, ma vorrei, insomma, caldamente raccomandarla, perché una delle ultime conferenze mariane che feci, se non ricordo male, a Perugia a suo tempo, furono sulle apparizioni di Chibeo in Africa, apparizioni mariane drammatiche, quelle in cui la Madonna profetizzò lo sterminio di Hutu e Tutsi. In quel contesto raccomandò proprio di pregare due volte a settimana la corona dell'Addolorata, il martedì e il venerdì, per ottenere la conversione dei peccatori. Quindi Chibeo è apparizione mariana riconosciuta dalla Chiesa, quindi non c'è dubbio che è apparsa la Madonna e che ha parlato la Madonna. Quindi si tratta di preghiera molto gradita a Maria e molto efficace. Certamente i dolori della Madonna non sono stati solo questi sette. Negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta si dice che non sette spade, ma milioni di spade hanno trafitto il cuore santissimo della Madonna. È impossibile enumerare tutti quanti i dolori. Però, ecco, la tradizione della Chiesa ci fa scorrere questi sette dolori. Sappiamo che nella Sacra Scrittura sette è un numero, come dire, è un numero santo, ecco, perché sette sono le petizioni del Padre Nostro, per esempio, no? Le sette richieste del Padre Nostro, e sette sono i giorni della creazione, sette sono i doni dello Spirito Santo, ecco, e anche nella realtà creata sette sono i colori dell'iride, sette sono le note musicali, no? Quindi questo numero esprime una certa perfezione. Quindi, contemplando questi sette dolori, simbolicamente li abbracciamo tutti e soprattutto diciamo un grandissimo grazie a Maria Santissima, perché, come afferma il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, l'offerta di questi suoi dolori fu una vera collaborazione e cooperazione alla nostra redenzione. Quindi è qualche cosa che Dio voleva che ci fosse, che non era strettamente di per sé necessario, ma avendo voluto Dio che ci fosse, perché Dio voleva che Maria stesse ai piedi della croce, Dio voleva che ella offrisse suo figlio fin dall'istante stesso in cui lo accolse, e Dio voleva che unisse uno dei mistici significati del suo nome. Una delle etimologie di Maria è mare di dolore, mare amaro, mare di amarezza, e lui voleva, ecco, che questo, diciamo, mare finito in quanto creaturale, ma infinito a quanta intensità, fosse unito al prezzo della nostra redenzione. Non è cosa, ecco, che è dipesa dalla volontà di Maria. Maria non aveva volontà sua, o meglio, la aveva semplicemente per uniformarla a quella divina, ma è cosa dipendente direttamente dalla volontà dell'Altissimo, a cui però ella si è perfettamente adeguata. Quindi cominciamo insieme la meditazione di questa corona. Facciamo il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
essendo questo esercizio un esercizio penitenziale, al termine che è fatto con un Padre nostro e sette Ave Marie, al termine delle sette Ave Marie non c'è il Gloria al Padre, ma si conclude direttamente con l'invocazione Regina dei Martiri, ora pro nobis, quindi contemplando il dolore di Maria. Il primo dolore di Maria fu la profezia del Santo Vecchio Simeone che le profetizza la spada del dolore. È il Vangelo secondo Luca che ci riporta questo particolare, quando Simeone riconobbe per ispirazione dello Spirito Santo in quel bambino presentato al Tempio il Messia promesso e lo salutò come luce per illuminare le genti, come gloria di Israele, aggiunse anche che egli veniva come segno di contraddizione e che sarebbe stato la rovina e la risurrezione di molti in Israele e causa di dolori per il cuore di sua madre. Causa dei dolori ovviamente non perché Gesù voleva far soffrire Maria, ma perché appunto il mistero della non accoglienza di Gesù e della sua parola fino all'epilogo tragico a cui abbiamo assistito in questi giorni avrebbe lacerato, torturato il cuore di Maria Santissima. E così è stato. Ecco, quella spada che vediamo in questa rappresentazione, qui il popolo di Sermoneta è molto devoto a questa immagine di Maria Santissima che tra l'altro esce in processione, ecco, il giorno della Via Crucis, Venerdì Santo, sarebbe dovuto uscire insieme al Cristo morto. Quella spada in verità non si è neanche infissa nel cuore di Maria all'annuncio di Simeone. Simeone, diciamo noi nel parlare comune, ha rigirato la spada che era già infissa in quel cuore e questa prima, diciamo così, fontale spada, quella da cui tutte sgorgano e dipendono, fu inflitta in quel cuore già nell'istante dell'incarnazione, quando ella disse Fiat, perché sapeva bene che dire Fiat significava avere la grazia più grande che creatura umana potesse avere. Non esiste dignità pari all'essere madre di Dio, ma, e questa è sempre la regola che tutti dobbiamo ricordare, dopo il peccato originale, certamente, perché così non sarebbe stato se l'uomo non fosse caduto, ogni volta che c'è una grazia grossa, c'è una croce grossa. E ogni volta che c'è una croce grossa, c'è una grazia grossa. La Madonna ha ricevuto la grazia più grande che creatura potesse avere. E quindi il dolore più grande che creatura potesse vivere. E il fiore di Maria, tutti quanti sappiamo, no? Il rosario viene da rosa, no? La Madonna è invocata anche come rosa mistica nelle litanie Lauretane, a Lourdes apparsa con le rose sui piedi, quindi è il suo fiore, ma la rosa è uno dei fiori più belli, più nobili, più profumati, ma è anche spinoso, non c'è rosa senza spine. Anche il giglio rappresenta la Madonna, perché il giglio rappresenta anche San Giuseppe, è fiore di virginea purezza. Ma la rosa lo esprime ancora meglio perché proprio esprime nella sua bellezza, nella sua semplicità, questo mistero, questo inestricabile connubio tra gioia e dolore. Quando Simeone disse queste cose e là dentro il cuore rinnovò la sua offerta generosa. Noi la contempliamo. Dobbiamo abituarci a contemplare Maria in queste vesti forti. Noi la contempliamo generalmente come madre, come dolcissima, come sì, ma ella è la donna forte, che rende forti fino all'eroismo coloro che a lei si affida. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Regina dei Martiri. Il secondo dolore di Maria fu la fuga in Egitto. Ecco, fondendoci in Dio e nel suo divin volere, entriamo in questo secondo, ecco, dolore al tempo stesso reale e simbolico di Maria Santissima. La fuga in Egitto, le circostanze assolutamente drammatiche che accompagnarono questo evento. La famiglia di Nazareth si trovava già in stato di estrema precarietà a Betlemme. Non è contemplato questo nei sette dolori, ma possiamo immaginare, insomma, il travaglio di Maria e di Giuseppe nel vedersi tutte le porte chiuse a Betlemme, no? Quindi andare a partorire nella precarietà assoluta, nello squallore, umanamente parlando, ecco, di una stalla malmessa, malodorante e abbandonata, perché questo è quanto parla questo nel suo emblematico silenzio. Ecco, non fanno neanche in tempo a, come dire, ad adattarsi un po' a questa situazione già assolutamente precaria, che San Giuseppe viene avvertito in sogno dall'angelo di scappare immediatamente, perché la furia satanica aveva rapito la testa e il cuore di Erode, e se non fossero scappati Gesù sarebbe morto. Ecco, questo dolore della Madonna, ecco, ci fa pensare a tante cose. Anzitutto il suo abbandono totale e il suo vero, ecco, itinerario di fede. La Madonna non sapeva che cosa avrebbe trovato nel suo esilio, quanto sarebbe durato, no? Pensiamo per esempio, sotto questo punto di vista, alla situazione che stiamo vivendo. In quanti di noi si chiedono quando finirà, quanto durerà? La Madonna cominciò il suo esilio, ma nessuno le aveva detto quanto sarebbe durato. Quanto Dio vuole. La tradizione, alcune tradizioni, alcune fonti ci dicono che 7 anni sono rimasti in esilio in Egitto. Sono tanti, sono davvero tanti. Ma quello che stava a cuore alla Madonna non era sto a Nazareth, sto a Betlemme, o certamente lei amava molto Nazareth, amava molto il ritiro
e il silenzio della sua casetta, per carità. Ma la divina volontà la portava altrove, gli chiedeva questo dolore. Fiat, nessun problema. Ecco il grande esempio. E Fiat a tempo indeterminato. Se Dio gli avesse detto si rimane in Egitto 50 anni, lei rimaneva in Egitto 50 anni. Ecco questo grande abbandono, pensiamo anche umanamente, no? E adesso lì che facciamo, che non facciamo, troveremo casa, non troveremo casa, ci sarà lavoro, non ci sarà lavoro, mangeremo, berremo, cioè noi non possiamo pensare, è chiaro che la Madonna ha vissuto tutte queste cose eroicamente, quindi abbandonandosi al Signore, ma insomma era divina, ma era un essere umano come noi. San Giuseppe, queste cose possiamo pensare senza, spero e credo, mancargli di riguardo o di rispetto, che erano pensieri che potevano venire. E come si risolvono? Abbandonandosi alla divina volontà. Dio mi ha chiesto questo, Dio mi chiede questo sacrificio, Dio mi chiede questa prova e Dio mi darà la grazia per viverla bene, per offrirgli questo dolore. Perché anche questo dolore è andato ad accumularsi, ecco, al grande costo della nostra redenzione. E come sempre, Maria si è fatta trovare pronta con il suo Fiat. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Il terzo dolore di Maria fu lo smarrimento di Gesù nel Tempio. Ecco, a me questo terzo dolore, amici e amiche carissime, che siete numerosamente collegati, vedo, sono molto sorpreso in diretta, suggerisce delle considerazioni francamente molto attuali. Se ci pensiamo bene, non è difficile, a mio avviso, formularle. Gesù si è sottratto volontariamente e di nascosto alla Madonna e a San Giuseppe, per un tempo che era stato da lui determinato in 3 giorni, anche questo è certamente un numero simbolico, ma la Madonna a un certo punto si ritrova senza Gesù. Gesù era sparito. Questo sarebbe stato il prodromo, come dicono i commentatori, di una ben più dolorosa sparizione che quella che la Chiesa commemora oggi, non il Sabato Santo. Se noi entrassimo nelle chiese, insomma, oggi, troveremmo gli altari spogliati, i tabernacoli vuoti. Gesù oggi non c'è.
Ma cosa stiamo vivendo adesso in concomitanza con questa pandemia? Gesù non c'è. Ci abbiamo pensato. Non c'è. Molte volte gli uomini a Gesù lo hanno ignorato, lo hanno cacciato dal cuore. Adesso è lui che si è sottratto, capite? Io personalmente penso che questo dolore di Maria è un mio pensiero personale. Il Signore gliel'abbia fatto vivere proprio per riparare i molti a cui l'assenza di Gesù non importa proprio nulla, anzi sono loro a estrometterlo dalla vita. Tutto il desiderio che ha avuto la Madonna di trovarlo, di ritrovarlo, tutte le lacrime che ha versato, tutto il dolore immenso che ha vissuto, come pensare che non vada a riparare, ecco, e la tanta indifferenza nei confronti del Signore. Anche questo è un dolore da vivere con fede. Non sarà che forse anche, ecco, tra le cose dolorose ma importanti di questo tempo unico che stiamo vivendo, non ci sia un po' questo. Le anime a cui adesso realmente manca tanto Gesù, tanto, io sono sicuro che sono numerose. Forse potrebbero pensare di offrire questo sacrificio con gioia, anche se con dolore, per riparare le tante indifferenze, no? I tanti a cui di Gesù non gli è mai importato niente, cioè coloro per i quali che non ci siano le messe pubbliche, quindi non importa assolutamente nulla, perché Pasqua sarebbe stata una baldoria dove il festeggiato sarebbe stato tranquillamente dimenticato, no? Possiamo pensare che il Signore ci chieda questo sacrificio, oltre che per far aumentare il nostro desiderio, forse anche per riparare queste tante indifferenze, così come chiese questa cosa alla Madonna? Pensiamoci. Potrebbe essere una chiave di lettura e potrebbe anche dare un grande significato, no? Anche alla nostra forzata lontananza da Gesù, quelli che chiaramente lo desiderano, quelli che ci tengono, quelli che stanno soffrendo in unione con la volontà di Dio, ma certamente soffrendo. Pensiamoci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Regina dei Martiri, prega per noi. Il quarto dolore di Maria fu l'incontro
con Gesù sulla via dolorosa, sulla via del Calvario. La tradizione, ecco, immortalata nella quarta stazione della Via Crucis, ecco, ci informa di questo incontro, ecco, tra Gesù e Maria, avvenuto non prima che Gesù raggiungesse il Calvario, appunto sulla via del Calvario, episodio che ha ispirato artisti, registi, eccetera. No? A me personalmente commuove sempre tanto, ecco, chi ha visto lo ricorderà, il modo con cui Mel Gibson nella Passione ha descritto questa scena, una delle parti più belle, insomma, del film, a mio avviso. La Madonna vede Gesù mentre sta cadendo e ricorda una caduta di lui bambino e corre per rialzare Gesù, no? Quindi una veramente una presenza materna, una presenza straziante, ma la Madonna è colei che si fa vicino ad ogni situazione di croce, ad ogni sofferenza anzitutto. E qui bisogna ricordare la bellissima poesia del poeta romano Trilussa. Io spesso la leggo durante i funerali, per invitare le persone che stanno soffrendo per la morte di una persona cara a trovare rifugio nel cuore addolorato e immacolato di Maria, che è il rifugio di chi soffre. Lei è colei che non ha mai paura, anzi, è ben felice di stare vicino alle croci dei suoi figli e aiutare i suoi figli a portarle. In particolare coloro che cadono nel peccato, che è la croce più grande che possa succedere, la sofferenza più grande che ci possa capitare, anche se è colpa. La Madonna ci si fa vicini come Madre di Misericordia per tirarci su, per rimetterci in piedi. Sempre lei c'è dietro le conversioni, perché lei, anche nel più cattivo degli esseri umani, vede sempre un figlio, vede un'anima da salvare, ma un figlio a cui vuole bene. Magari, ecco, noi riuscissimo a prendere un po', ecco, da quel cuore immacolato e addolorato e fare nostri i suoi sentimenti, no? Quindi vedere ogni essere umano semplicemente come una persona da amare. Difficile quando questo dovesse essere una persona cattiva, un delinquente, no, un peccatore, ecco, uno di quelli proprio cattivi. Eppure la Madonna, anche in quelli, lei vede sempre soltanto un figlio da aiutare, un figlio da salvare. Penso che se ci mettessimo bene alla sua scuola impareremmo tante cose. Certamente per lei questo incontro è stato evidentemente un dolore immenso, perché vedere il figlio ridotto in quel modo era la morte veramente del suo cuore. Adesso forse nella prossima contemplazione vi leggerò qualcosa di molto commovente al riguardo, no? E però coraggiosissima, lei doveva esserci, e doveva esserci per consolare Gesù, per aiutare Gesù, dimenticando il suo terribile dolore. Questa è la marcia in più che ci hanno le donne e le mamme in particolare, da cui tutti dovremmo imparare. Chi di noi è capace? Se sto soffrendo io e vedo una persona che soffre, mi dimentico il mio dolore e penso soltanto a sollevare le sofferenze altrui. Sarebbe grandissima virtù. Chiediamo alla Madonna, ecco, che ci trasmetta un po' almeno di questo suo cuore infinitamente traboccante di amore e di misericordia. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Il quinto dolore di Maria fu la presenza alla crocifissione e alla morte in croce di Gesù. Ora vorrei condividere con voi, perché questo è proprio il cuore della corona della dolorata e dei dolori di Maria Santissima, la morte mistica di Maria al Calvario. Gesù è morto nel corpo, la Madonna è stramorta nel cuore ed è rimasta viva, pur non patendo nel corpo, pur non avendo nessuna ferita, solo a causa di un intervento straordinario della grazia di Dio. Vi leggo qualche passaggio di uno scritto che ho ricevuto recentemente di un santo sacerdote, si chiama Monsignor Ottavio Michelini. Lo scritto si chiama "Tu sai che io ti amo", dove Gesù, evidentemente, io presento queste cose come se fossero meditazioni che condivido davvero, insomma. Vi leggo qualche passaggio. Qual è la partecipazione della Vergine Maria al mistero della croce? La partecipazione della Madre mia al mistero della croce è un fatto unico nella storia del genere umano e anche nella storia del cielo. E qui ascoltiamo bene cosa dice Gesù. Io e Qualche catechesi l'ho già fatta sotto questo punto di vista. La Madre mia sola fra tutte le donne, attenzione, è vera sacerdotessa, attenzione subito però, non nel senso comune, cioè nel modo in cui lo sono i battezzati e cresimati. La Chiesa ci insegna che battezzati e cresimati hanno il sacerdozio comune, e nemmeno nel senso ministeriale. Quindi la Madonna non è sacerdote come me, non ha mai celebrato la messa, non ha mai assolto nessuno, perché questa non è cosa riservata alle donne. Ma in modo diverso e ancora più profondo di chi ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Sapete che c'è un filone teologico, del tutto lecito, anche se non ancora, come dire, non ancora avente caratteristica di dottrina definita, d'accordo, nella Chiesa, che afferma che la Madonna ha un sacerdozio del tutto particolare. Si chiama sacerdozio mistico, perché lei ha fatto una cosa che poteva fare soltanto lei. Una offerta, no? Il sacerdote è colui che offre. E che cosa ha fatto? Mia madre fu ed è vera sacerdotessa in quanto sulla cima del Calvario offrì al Padre la vittima pura e santa, l'agnello di Dio, il figlio suo, e con l'agnello offrì se stessa.
Essa è dunque vittima di espiazione per i peccati, presente, consenziente, compartecipante, non subì l'azione, ma con il Figlio suo divino fu vera protagonista del dramma della redenzione. In cui si incentra la storia del genere umano. In questa duplice offerta, quindi l'offerta del Figlio e la sua offerta con il Figlio, che si rinnova in ogni messa, vi è l'azione per cui il sacerdote è veramente tale. Mai infatti il sacerdote, qui parla di noi, è tanto sacerdote come quando insieme a me offre me stesso e se stesso al Padre. Attenzione, per compiere questa offerta la madre mia ha dovuto annientare se stessa interamente. La vittima si distrugge, la vittima si consuma. Le vittime dell'Antico Testamento venivano sgozzate e poi bruciate completamente nel fuoco, nell'olocausto. Lei ha dovuto distruggere, contempliamola, guardiamola, il suo cuore di madre santa e pura, la più santa fra tutte le madri, ha dovuto sacrificare e immolare ogni suo sentimento. Ha dovuto e voluto ripetere il suo fiat come Gesù e con Gesù ha detto non la mia, o Padre, ma la tua volontà si compie. Solo un amore non descrivibile, non comprensibile, un amore senza dimensioni umane l'ha resa capace di un così grande prodigio. Io sottoscrivo fino ai minimi dettagli tutto quello che sto leggendo. La madre mia, come sacerdotessa, tra virgolette, nel senso che Gesù ha spiegato, ha testimoniato a Dio e agli uomini la più grande prova di amore, che consiste non nel sacrificare la propria vita, ma la vita di colui che più si ama. Terribile, bellissima e terribile questa cosa. L'amore più grande di tutti non è testimoniare la nostra vita, sacrificare la nostra vita, ma quella di colui che si ama. Proviamo a pensarci. Chi è mamma ci arriva subito, no? Cosa saresti più contenta, mamma, se Dio ti chiedesse di morire tra dolori atroci o di veder morire tuo figlio tra dolori atroci, con il tuo consenso e con la tua offerta? Una mamma lo capisce subito. Su questo le donne mamme hanno una marcia in più per capire il cuore di Maria rispetto a noi maschietti. Questo è stato lei. Un amore immenso, la più grande prova, non sacrificare la propria vita, ma la vita di colui che più si ama e se stessa con lui. Questa è Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Regina dei Martiri. Il sesto dolore di Maria fu la deposizione di Gesù dalla croce. Ecco, questa è un'altra scena da contemplare, ecco, questa non sarebbe una scena da meditare. Adesso qui bisognerebbe fare 5 minuti di silenzio, rappresentarci con la nostra fantasia, come sappiamo e come possiamo e come riusciamo, la scena. Tanto non, per quanto si stanchi la nostra fantasia, non potremo mai immaginarci come era ridotto nostro Signore. Io tante volte non so come hanno fatto, forse per qualche grazia di Dio, alcuni santi, sante, mistici, mistiche, che l'hanno visto durante la passione a rimanere ancora vivi. Perché facendo un pochettino una sintesi, ne ho lette diverse, insomma, di racconti della passione, cioè non credo che sia veramente rappresentabile a mente umana. E la Madonna, insomma, abituata per una vita a stare a fianco al figlio, vedendone la straordinaria bellezza. Gesù era il più bello tra i figli dell'uomo, indubbiamente, cioè nessuno di noi abbia nessun dubbio che i più bei membri della razza umana, in tutta la loro virilità e femminilità sante, sono Gesù e Maria, senza nessun dubbio. Cioè tutta la perfezione creativa che la Santissima Trinità ha fatto uscire da sé nella creazione dell'uomo, nell'anima e nel corpo di Maria Santissima, sono arrivati a vertici assolutamente, come dire, insuperabili. Cioè Dio può fare qualunque cosa, d'accordo, ma la cosa più grande, essendo comunque una creatura, una cosa creata, che poteva fare l'ha fatta in loro. Quindi più di questo, fuori di sé chiaramente, diciamo, quindi creando un essere umano, ecco, è evidente questo qui. Ma come era ridotto Gesù, sempre per quel principio che abbiamo visto prima, quindi assolutamente irriconoscibile, cioè deturpato e lacerato, proprio completamente distrutto. E ciò che questo significava, la Madonna l'ha capito molto bene. È ciò che il peccato aveva operato nella sua umanità. Se pensiamo al Cristo morto, adagiato sulle braccia di Maria, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Perché il peccato ci riduce, riduce la nostra anima, che non si vede con gli occhi, ma in una maniera assai peggiore di come era ridotta l'umanità sensibile di Gesù, calata dalla croce. Quindi, come non sia morta anche qui di dolore la Madonna, per esempio ricordo una delle descrizioni di questa scena, non so se quella di Maria Valtorta, insomma qualcuno racconta che la Madonna non vide, perché San Giovanni ebbe la delicatezza di farla girare,
L'episodio della trafittura del costato, quindi la lanciata che aprì il cuore del figlio di Dio, non la vide, stava girata dall'altra parte. Solo che è successo? Quando le misero poi Gesù sul grembo deposto dalla croce, che ha cominciato a accarezzarlo, insomma, a baciargli le piaghe, eccetera, eccetera, a un certo punto è arrivata all'altezza del costato e ha visto sta piaga aperta, e da quella piaga ha visto il cuore trafitto di Gesù. Ecco, mi sembra che questo testimone dice, quello è il momento in cui quella spada profetizzata da Simeone ha fatto sentire, come dire, la sua lama più acuta, il suo dolore più indicibile. Quindi, vedere il costato aperto col cuore trafitto del figlio. Noi dobbiamo pensarci alla Madonna, io credo, dobbiamo anche fare due chiacchiere con lei da figli, da devoti, insomma, come ha fatto anche lei a sopravvivere dinanzi a queste scene. Cioè, il cuore di Maria, il cuore delicatissimo, il cuore sensibilissimo della Madonna, vedere un tale orrore, cioè la crudeltà, il sadismo, proprio la cattiveria, l'odio degli uomini scatenati contro quel figlio che lei così tanto amava e ridotto in quel modo. Io non faccio nessuna fatica a credere che se non ci fosse stato un intervento della Santissima Trinità, la Madonna sarebbe morta seduta stante appresso al figlio, morta di dolore. E noi dobbiamo pensarci a queste cose. È grande ingratitudine non pensare alle sofferenze e ai dolori di Gesù, e Gesù è molto contento quando noi pensiamo intensamente, attentamente a quello che ha sofferto per noi, ed è altrettanto contento, forse addirittura più contento, per quanto ama la Madonna, che pensiamo intensamente e attentamente ai dolori di lei, che la ringraziamo, che le manifestiamo per questo la nostra gratitudine, il nostro amore, la nostra compassione. Dobbiamo chiedere al Signore la grazia, io ve la auguro a tutti, ma di poter piangere a dirotto sui dolori di Gesù, sui dolori di Maria, perché li hanno sofferti per noi. E se mi posso permettere, faccio anche l'augurio di sentirci tutti quanti un po' in colpa, perché ci siamo abbastanza in colpa. Tutti. Gli unici due che non avrebbero dovuto conoscere il dolore per l'umanità perfettissima che avevano, l'hanno conosciuto in una forma che nemmeno tra tutte le sofferenze di tutti i membri della razza umana messi insieme, presenti, passati e futuri, non equivalgono le sofferenze di Maria e di Gesù. Assolutamente. E insomma, i membri della razza umana, anche qui in questa valle di lacrime, ce ne stanno di sofferenze, insomma, di croci, eh? Dobbiamo pensarci. È nostro dovere. E se ci sentiamo con il cuore di pietra, con il cuore di ghiaccio, quindi che non ci fa né caldo né freddo pensare a queste cose, dobbiamo pregare il Signore che ci dia un cuore di carne, che ci dia un cuore tenero, che ci dia un cuore capace di compatire, di soffrire con loro, di ringraziarli davvero, ecco, di ricambiarli in amore, perché se lo meritano. Capiamo anche perché sono tanto feriti i cuori di Gesù e di Maria, e lo hanno detto tutti e due, dall'umana indifferenza. Non si può rimanere indifferenti dinanzi a tutto questo, non è possibile, non si può, non si deve, non si può, non si deve. È un delitto orribile. Bene. Proviamo, ecco, adesso recitando questo settenario, per quanto riusciamo mentre recitiamo il Padre Nostro e l'Ave Maria, rappresentarci questa scena, quindi a vedere Gesù morto e ridotto in quel modo tra le braccia, tra le gambe di sua madre, a provare a penetrare qualcosa del suo infinito dolore. Padre nostro.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Il settimo ed ultimo dolore di Maria fu la deposizione di Gesù nel sepolcro. Ecco, fu questo un altro momento di distacco dolorosissimo di Maria Santissima da Gesù. Tra i dolori non contemplati, nei sette dolori, ma anche questo dobbiamo pensarci non poco, in uno veramente l'abbiamo già visto, e così come lo vediamo in questo, ci sono i distacchi che la Madonna ha dovuto vivere da Gesù, il distacco appunto dello smarrimento, il distacco dal sepolcro, dalla sepoltura, il distacco dolorosissimo quando lui cominciò la vita pubblica, il distacco quando Gesù ascese al cielo e lei dovette rimanere lunghi anni sola sulla terra, certamente graziata e visitata in moltissimi modi, come era abituale nella sua vita, anche spessissimo in modo straordinario, ma senza la presenza sensibile di Gesù. E anche qui ha detto Fiat. Lei sarebbe rimasta, sarebbe fatta seppellire con lui, sarebbe rimasta davanti al sepolcro se avesse dato vita alla sua volontà e ai suoi desideri. Ma doveva stare come l'ancella nascosta, tornare a casa, vivere questa separazione e cominciare quella veglia orante di, come dire, ininterrotta espressione di continui atti di fede che la Madonna ha conservato per tutti, ha esercitato e conservato per tutti la fede nella risurrezione. San Giovanni Paolo II scrisse delle cose molto belle su questo, insieme alla persuasione, ecco, che egli non esitava ad esprimere senza ombra di dubbio, che la prima destinataria dell'apparizione di Gesù risorto fosse lei, cosa che anche io assolutamente non ho il benché minimo dubbio. Al culmine di questa sua lunga veglia,
trascorsa certamente a digiuno. Ecco perché i primi cristiani passavano il Venerdì Santo a digiuno e anche il Sabato Santo. E ancora adesso nelle norme della Chiesa si legge che il venerdì è giorno di digiuno, ecco, ma chi lo desidera, questo non è obbligatorio, ma è cosa certamente lodevole, si protrae il digiuno anche il Sabato Santo e si rompe dopo la veglia di Pasqua. Ecco, questo ricorda un po', ci unisce un po' ai dolori di Maria, ecco, che certamente non ha gozzovigliato, ma non ha neanche mangiato, insomma, nell'attesa della risurrezione di Gesù, perseverando nella veglia e nel digiuno. Ecco perché il digiuno del venerdì e del sabato santo e poi la veglia pasquale, che è la madre di tutte le veglie, ma è una veglia, non è semplicemente una messa, è una veglia molto, molto complessa, molto articolata, dalle infinite, ecco, suggestioni. E sappiamo anche, questa è l'ultima considerazione, ecco, che per andare incontro alla fede e all'ardore della madre, Gesù ha proprio limitato allo stretto e indispensabile lo stare nel sepolcro. Era scritto che il terzo giorno risusciterà la morte. Ecco, quindi, diciamo, c'è stato dalle 3 del venerdì tutta sabato, ecco, ma già agli albori, all'aurora della domenica, è andato incontro a Maria Santissima. Quindi è stato circa 36, sapete, forse 40 ore, la tradizione delle 40 ore, no? Di esposizione del Santissimo Sacramento, pare che nasca proprio da questo, che se facciamo attenzione, le ore in cui Gesù è stato nel sepolcro sono circa 40, no? Perché si è risorto all'aurora della domenica, alle 3 di venerdì sono 24, alle 3 di sabato, più altre 12 alle 3 di notte di domenica, e stiamo a 36, no? E quindi più o meno poi si arriva a 37, 38, 40, insomma 40 è poi il numero paro, no? E le 40 ore di veglia ininterrotta della colomba, dell'ancella, che col suo orare l'ha tirato fuori dal sepolcro, ecco, così come con l'ardore delle sue preghiere lo tirò giù dal cielo per farlo diventare uomo per la nostra salvezza. E viva Maria, sempre uniti a lei, al suo cuore e ai suoi dolori, e grati per come ha cooperato e collaborato all'opera della nostra redenzione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Regina dei Martiri, prega per noi. Bene, siamo stati quest'ora con Maria Santissima, continuiamo
nel silenzio la nostra preghiera personale in attesa dell'alba della risurrezione. Ringrazio tutti coloro che si sono uniti, ecco, a questa preghiera in comunione con me. Chi desidera, ecco, unirsi alla celebrazione della veglia pasquale, evidentemente ci sono tante possibilità di farlo. La nuova diretta su Facebook sarà alle ore 21:30 con la veglia pasquale che concelebreremo insieme con il mio caro amico Don Pierpaolo, che è qui con me durante questo tempo, essendo stato anche lui impossibilitato a rientrare in casa per le ben note e conosciute vicende. Do la benedizione a chi ha partecipato a questo tempo. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima Addolorata, scenda la benedizione di Dio Onnipotente su di voi, Padre, Figlio e Spirito Santo, e con voi rimanga sempre. Santa Pasqua in anticipo a tutti. Grazie, Ave Maria.